o vai? Oggi polenta con sugo alla bolognese, in versione spagnola. Vediamo poi gli spagnoli che combinano. Una salsa bolognese. Allora, a me sa soffriggere cipolla, pomodoro, pancetta e ora immacinato, tutto insieme. Questo già è sugo per fare poi dopo la polenta alla spagnola, la famosa polenta, la polenta alla spagnola, la polenta alla Spagna. Vabbè, pomodoro, cipolla, poi ci ha buttato un quintale d'origano, il burro chiaramente prima dell'altro origano, spezie, italian, spezie, sì certo. E anche gli spagnoli non scherzano, i nostri amici spagnoli chiaramente. Peperoncino, alla bolognese sei sicura? Origano? Questi è più alla mediterranea, l'origano, il basilico, il peperoncino, ti ha fatto un incrocio te all'italiana, ti ha preso da Milano alla Sicilia, un piatto unico, proprio unico. Io ci butterei anche un bombolone, ormai tu ci sei, un bombolone, un pezzo di pizza, se no non è italiano, scusa, una mozzarella non ce la metti? Un mandolino, Italia, un paio di baffi. Io ci metterei anche un po' d'acqua santa dentro, a questo punto per vedere un po' che succede, il sugo. In scatoletta il pomì, quello nel cartone che sa di cartone proprio. E qui, amici veneti, arreggetevi, questa gli è l'acqua col dado per fare la polenta. E ancora non è nulla, aspetta perché sta a vedere questa polenta che ci si butta dentro, il che c'è in frigorifero ci si butta dentro, la polenta prende vita a un certo punto. Ma come fa a girare il sugo? Che gli fa? Le carezzine? L'alloro, ma non è mia cinghiale umido, ma ne mi appesta. Ma in quel dado che c'era? Il catrame? Ma l'acqua nera gli ha fatto. Oh, che sgolata. Comunque bolle. Ecco, gira l'acqua, se no si attacca. Gira l'acqua, se no si attacca. L'ho vista girare a qualcuno, davvero. Poi si mette la polenta. Questa è di quella istantanea, iper istantanea, secondo me. Comunque, si gira, ma più piano, no? Così, tum 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 tum, bisogna fare pianino, poi ci vorrebbe il tegame, vedo di rame, per bene, mi hai sta a fare gli stili di latta. Dell'altro condimento per spaghetti all'italiana, comprato a Roma, il pacchettino quello che ti danno gli spaghetti, sai, e il pacchettino di sugo all'italiana, cioè origano, aglio e peperoncino, che fa cacare una cosa assurda, lo vende dappertutto a Venezia, a Roma, a Firenze, a Pisa, sai il pacchettino turistico, no? Oppure quello con il riso dentro, bello e pronto, a mettere l'acqua e tu lo fai bollire. Che è la scatoletta per il cane da un chilo di sta macinato verdure, pollo e manzo, via, ma che trucolaio, ma che sicuro davvero, ma maremma pestata, mi fa senso, mi sembra di sentire l'odore della scatoletta di gatto, sai, le proprio acide, maremma pestata, uguale, da solita, ma vai, o io in Spagna continuerei a fare la paella, la roba lì, il mojito, perché quello gli è buono, ma l'altra roba, ragazzi. 18 luglio 2021 all'Astra Signa, Piazza Garibaldi, Food Festival, Toscana, Maremma Maiala Show, ingresso gratuito.